Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Questa mattina siamo in clinica, siamo in Quisisana e con noi c'è Titti, Maria Teresa, che è la nostra strumentista, è la strumentista ufficiale del nostro team, ovviamente, perché la cosa che io stresso, il concetto che stresso sempre molto è che per fare questo tipo di chirurgia protesica c'è bisogno di un team affiatato e ultra competente con un'esperienza di tanti impianti per ridurre in modo drastico i tempi chirurgici e quindi ridurre il rischio di infezione. Titti, se ci racconti un pochino il tuo percorso, ovviamente hai iniziato a fare questa chirurgia, abbiamo iniziato insieme a fare questa chirurgia, adesso a distanza di anni e di tanti impianti, se ci dici un po' qual è stato l'excursus, qual è stato il tuo percorso di preparazione in questo settore e quello che vedi da un punto di vista anche dei risultati, insomma, se ci testimoni la tua esperienza. Buongiorno, sono Maria Teresa Titti, la strumentista del professor Antonini. Ho avuto l'onore di collaborare con lui e tutta la sua equipe ormai da 2-3 anni. Ho un'esperienza ventennale di sala operatoria, ma ho avuto l'opportunità di poter approcciare a questo tipo di intervento, quindi impianto protesico di protesi peniena. E il percorso è tuttora un percorso sempre in evoluzione, seguita soprattutto dallo specialista della preparazione delle protesi, nonché dal professor Antonini. Anzitutto una buona conoscenza dell'equipe, del modo di lavorare dell'operatore, del secondo operatore e quindi di tutta l'equipe, ripeto, perché è fondamentale conoscere soprattutto il carattere del chirurgo e quindi entrare in sintonia con loro. Altro passo fondamentale è la conoscenza degli strumenti specifici per l'impianto di una protesi peniena. Questo è molto importante, quindi oltre all'intervento, quindi alla preparazione dell'intervento chirurgico, seguendo la massima attenzione su tutte le procedure di sterilità, bisogna conoscere alla perfezione gli strumenti specifici per poter a volte anche anticipare i movimenti e quindi il porgere lo strumento esatto, perché non ci deve essere assolutamente perdita di tempo, è fondamentale una certa sincronia. Credo che sia, da quello che tu dici, molto molto importante riconoscere anche i tempi chirurgici, perché sapere quali sono i passaggi, alla fine tutti i membri dello staff, che sia la strumentista, che sia l'infermiere di sala, che sia il secondo operatore, che sia il primo operatore, devono conoscere a menadito i tempi chirurgici per abbattere il rischio di infezione. Ti faccio una domanda, l'ultima, e poi ci salutiamo. Com'è il carattere dell'operatore? Il carattere dell'operatore, fortunatamente, a dispetto di molti operatori, ha un ottimo equilibrio e soprattutto mette molta armonia all'interno dell'equipe. E questo quindi permette di lavorare in modo molto sereno e con ancor più concentrazione. Grazie infinite e a presto. Va bene, cena pagata, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.